Risotto con zucca e radicchio. Che la stagione invernale non sia sinonimo di tristezza lo dimostra questa ricetta che unisce il sapore deciso del radicchio al dolce della zucca, in un mix di sapori e colori che rallegra la tavola. Il risotto con zucca e radicchio è un primo piatto facile da preparare e dal sapore deciso. Una ricetta invernale che unisce sapori decisi, ma al tempo stesso equilibrati. Perfetta da portare in tavola a cena per sorprendere i vostri ospiti o da servire ai bambini per un pranzo gustoso. Per preparare il risotto con zucca e radicchio avrete bisogno di 370 g di riso, 300 g di zucca, un mezzo cespo di radicchio, un mezzo cipolla, un mezzo bicchiere di vino bianco, un litro di brodo vegetale, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, pepe. Iniziate a preparare il risotto con zucca e radicchio pulendo e tagliando a cubetti la zucca, la cipolla e il radicchio. Prendete una pentola capiente e versate l'olio extravergine di oliva. Fate soffriggere la cipolla e aggiungete la zucca tagliata a cubetti. Fate cuocere per alcuni minuti mescolando con un cucchiaio di legno. Aggiungete il radicchio e fatelo insaporire. Sfumate con il vino bianco e fate evaporare. A questo punto, versate il riso nella pentola e fatelo tostare per qualche minuto. Aggiungete il brodo vegetale e fate cuocere per circa 20 minuti, mescolando di tanto in tanto. Salate e pepate a piacere. Quando il risotto sarà pronto, spegnete la fiamma e servite subito in tavola.